Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catania. Ciao, benvenuti ad un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. In questo nuovo episodio parleremo sempre di ufologia, in particolar modo di 5 casi particolarmente patacca relativi ad una bloggata che troverete in descrizione nel filmato di YouTube relativa al mio post sulla ufologia classica, la proliferazione degli UFO patacca. In questo episodio quindi ragionerò brevemente di 5 notissimi eventi appartenenti all'ufologia classica. I 5 casi saranno analizzati in modo rapido e sintetico per valutare se gli eventi abbiano una radice paleofologica oppure se appunto rappresentino ben altro. Il primo caso di cui andrò a discutere è il 1967, la mega patacca del caso Ummo. Trovate in descrizione il link per il rinvio alla bloggata sul mio sito di paleofologia, paleocontatto.blogspot.it, dove c'è un filmato in francese, e qui dovete, diciamo, avere skills per poter comprendere il francese, in cui l'astronomo Jean-Pierre Petit, a suo dire, va a perorare la validità del caso Ummo. In realtà la situazione è ben diversa, infatti per adesso, ad oggi, il 2019, non sono stati scoperti esopianeti nel sistema doppio Wolf 424. Inoltre si racconta nella storia del presunto caso Ummo che un messaggio in codice Morse spedito da un battello vicino a Terranova nelle frequenze dell'UHF nel 1934, in base a una prova di telecomunicazione, avrebbe poi raggiunto il pianeta Ummo a 14,3 anni luce. La storia è incoerente. Il codice Morse oggi è in disuso, tuttavia il protocollo è rimasto in ampio uso per tutto il XX secolo, incluso la Seconda Guerra Mondiale, per le comunicazioni a lungo raggio. Il codice Morse, durante la Seconda Guerra Mondiale, era in uso sulle frequenze HF da 3 MHz a 30 MHz e non UHF dai 300 MHz ai 3000 MHz. Inoltre, è alquanto improbabile fisicamente che una comunicazione in onde HF abbia potuto permeare l'atmosfera e raggiungere la stella Wolf 424 a 14,3 anni luce. Il segnale avrebbe avuto troppa poca potenza. Nelle lettere ummite si dice che la distanza tra Wolf 424 e il Sole è di 14,3 anni luce. E tale distanza sarebbe stata colmata in pochi mesi. Tale affermazione è ovviamente un falso. Tuttavia, ammettendo che fosse vera la storia della intercettazione radio del 1934, tempo terrestre, e che l'arrivo degli alieni di Ummo sarebbe stato nel 1967, allora sarebbero stati necessari 33 anni di viaggio per varcare i 14,3 anni luce, ossia un fattore tecnologico di circa 0,4C. Questo fattore tecnologico è assai modesto e non è mai stato osservato nelle latenze UFO estratte da veri casi UFO genuini, modellizzati con astrocalc. Inoltre, nella storia del contatto con la civiltà Ummo, gli alieni sarebbero umani di razza nordica. Questo viola il corollario esodarwiniano, per cui la narrazione del caso Ummo non è paleufologicamente credibile. La tesi quindi è che, si conclude, la storia del caso Ummo è una patacca priva di contenuti paleufologici. Il secondo caso ufologico definibile come UFO patacca è il caso del novembre 1989-aprile 1970, l'UFO Flap belga. Gli avvistamenti UFO in Belgio si riferiscono principalmente all'ondata belga, ossia una serie di avvistamenti di UFO triangolari in Belgio, iniziati il 29 novembre 1989 e terminati
nell'aprile del 1990. Sul link che trovate in descrizione c'è sempre l'indirizzo web che vi porta alla mia bloggata sul sito paleocontatto.blogspot.it, dove vado a discutere di questo caso con un'interessante conferenza multimediale in francese che vi invito a fruire. Se non avete gli skills per poter comprendere le trasmissioni in francese, va attaccate. In breve io vi sto a dire per quali ragioni il caso dell'UFO Flap dell'ondata belga del 1989-1990 non ha un contenuto paleufologico. Intanto l'UFO shape triangolare non ha una radice paleufologica. Inoltre lo shape triangolare è un design che può generare importanza aerodinamica, proprio come un'ala delta o un'ala volante. Quindi possibile ingegnerizzare droni con stabilità rilassata, confrontare con modelli ufologici quantitativi, release 3.5, capitolo 27, differenze tra tecnologia aliena e tecnologia terrestre, pagina 252 e seguenti. Inoltre, il progetto segreto EVBLUE, che era relativo al prototipo dell'F-117, ebbe il primo volo il 1 dicembre 1977. Mentre l'F-117 entrò in linea presso l'USAF il 15 ottobre 1983. Si valuta che ci sia stato tutto il tempo per ingegnerizzare un drone VTOL ad elica intubata e motore a reazione senza postcombustore, telecomandato da satellite ed equipaggiato con radar passivi e gondole ECM. De fatto l'evoluzione stealth di quanto l'USAF aveva già ingegnerizzato nel drone per la guerra elettronica ADM-20 Quail, che era dispiegato in servizio nei B-52 dal 13 settembre del 1960 fino al 15 dicembre del 1978. Praticamente un drone per fare guerra elettronica e soppressione elettronica delle difese aeree nemiche. Si inferisce quindi che l'oggetto che fu osservato in Belgio tra il 1989 e il 1990 fosse la versione di un F-117 reingegnerizzata in drone, dotato quindi di tutta la strumentazione elettronica per fare guerra elettronica. Un drone impiegato dalla SCIA, dall'USAF, dalla NATO per una esercitazione prolungata sulla difesa aerea europea, al fine di valutare la possibilità di impiego di droni per missioni SEAD, nonché valutare la necessità di dotare i futuri caccia NATO di capacità stealth, vedi F-22 del 2005 e F-35 del 2015. Nonostante l'evento fortiano del 3 luglio 1882, inerente all'avvistamento di due UFO di forma triangolare, si continua a valutare l'evento belga di natura umana annessa ad una causa CIA, USAF, NATO. Infatti, l'evento ufologico del 3 di luglio 1882 è stato identificato come UFO con tecnologia X, ossia obsoleta. Come già evidenziato in Paleocontatti Indiretti, pagina 48, tale hardware alieno non è più usato per voli di ricognizione, in quanto inidoneo al contesto che nel frattempo si è tecnologicamente sviluppato sulla Terra. Quindi, tra l'ipotesi che nel novembre del 1989 e l'aprile del 1990 un drone stealth CIA USAF NATO abbia ingaggiato la difesa aerea belga per una valutazione militare della tecnologia stealth e l'idea che gli alieni abbiano usato lo stesso veicolo del 3 di luglio del 1882, quando dalla Seconda Guerra Mondiale usano stabilmente sonde e droni con fenomenologia Foo Fighter, appare una scelta irrazionale e stupida. Si preferisce la prima valutazione tecnica sull'hardware osservato, ossia sul drone VTOL F-117, variante dell'F-117, che peraltro è logicamente coerente con quanto già esposto sul punto precedente relativo alla date di dispiegamento per quanto riguarda il progetto EVBLUE, che ricordo è il primo volo lo fece il 1 dicembre del 1977, mentre l'F-117 entrò in linea il 15 ottobre del 1983.
Quindi noi stiamo parlando di una serie di avvistamenti UFO successivi relativi al novembre del 1989 e all'aprile del 1990. C'è tutto il tempo quindi per aver ingegnerizzato una versione drone di un F-117. Si conclude quindi che l'UFO flap belga del 1990 non ha una radice paleoufologica, anche perché, come si emerge chiaramente dal documentario e da tutte le dichiarazioni, gli F-16 che furono mandati in scramble non ebbero mai un contatto visivo con il target, ma solo si basarono su quanto il radar di bordo andava indicando. Quindi vi invito a leggere con attenzione il link che trovate nella mia bloggata relativo a How Fighter Jets Lock On and How the Targets Know. Un altro caso UFO Pataca è il caso del 18 agosto del 1991, il cosiddetto caso Guardian. Sempre nel link della descrizione di questo video trovate il riferimento alla mia bloggata in cui vado a riassumere brevemente gli elementi di debunking del caso, oltre che una presenza di un documentario che spiega alle persone che fossero digiune di ufologia che cosa si intende per caso Guardian. In questo episodio audio mi limiterò quindi a sintetizzare in modo veloce le ragioni del perché il caso Guardian, con la sola potenza della logica paleoufologica, presenti una serie numerosa di contraddizioni logiche per cui tale caso è da rigettare, a prescindere da quanto gli ufologi del CUFON ebbero già a fare smontando il caso, in cui ebbero a trovare furbescamente il carro attrezzi colorato che avrebbe costruito il cosiddetto UFO su cui presunto UFO che era atterrato in Canada. Allora, valutazione del caso Guardian. Punto 1. L'avvistamento dell'UFO non ha lo shape di Foo Fighter, e questa è una contraddizione iconografica numero 1. L'UFO discoidale non emette luce intensa, né bianca né rossa o arancione. Contraddizione iconografica numero 2. Nel filmato è evidenziata la figura del volto di un alieno grigio, ma non se ne capisce l'altezza o la struttura fisica o dove sarebbe il sito di atterraggio, perlomeno in modo coerente. Inoltre, il presunto luogo del filmato è alquanto buio e diciamo, è variegato, o comunque difficile da prendere le misure in modo oggettivo, per quanto poi, diciamo, i vari testimoni a parole abbiano riportato il luogo dell'avvistamento, ma dal filmato la situazione appare in modo diverso. Inoltre, le movenze aliene del filmato appaiono lente e l'alieno pare di piccola statura. Questa sarebbe una contraddizione, in quanto la piccola statura sarebbe un indizio che il pianeta di origine abbia una massa più elevata della Terra e quindi una maggiore gravità, che sarebbe plausibile anche con l'interpretazione di alieni insettoidi ad endoscheletro. Ma trovandosi tali esseri alieni sulla Terra, pianeta con minore gravità, non si spiegherebbe i loro movimenti lenti, anzi gli alieni insettoidi ad endoscheletro dovrebbero manifestare dei movimenti rapidi e veloci, essendo la gravità terrestre più bassa del loro pianeta di origine. Contraddizione biologica numero 1 nel filmato. Se invece si poggia l'attenzione sulle movenze aliene, che nel filmato appaiono lente, allora si potrebbe supporre che gli alieni subirebbero negativamente la gravità terrestre, perché nel filmato farebbero materialmente fatica a muoversi. Ergo, sarebbero alieni provenienti da un pianeta con massa più piccola della Terra, essendo abituati ad una minore gravità. Se fossero alieni insettoidi con esoscheletro, allora il rischio di un collasso corporale a causa della forte gravità sulla Terra sarebbe molto elevato. È evidente che c'è una seconda palese contraddizione biologica, numero 2, tra altezza e movenze degli alieni espresse nel filmato.
Punto 5. Nel filmato c'è una contraddizione tecnologica aggiuntiva. Il disco alieno, se fosse realmente alieno, allora gli esseri extraterrestri non atterrerebbero mai sulla Terra per eseguire una ricognizione diretta sul campo. Sappiamo che almeno dal 1939 ci sono riferimenti storici a Foo Fighter, sonde e droni alieni, per ridurre i rischi di ricognizione e massimizzare la raccolta di dati e di campioni. Ergo, l'atterraggio sulla Terra, specie nel Nord America, che è la zona più controllata della Terra, essendoci il NORAD, è davvero un'enorme contraddizione logica che viola il modus operandi alieno già noto paleofologicamente da tempo. Punto 6. Le dimensioni del presunto disco alieno nel filmato non sono note, tuttavia da tempo sappiamo che le astronavi aliene hanno dimensioni rilevanti, reimbarcano i Foo Fighter, hanno sia in alta atmosfera quanto in orbita, dimensioni notevoli, come mostrano i frames catalogati come anomalia nella missione NASA STS-80 del 1 dicembre del 1996. L'oggetto ritratto nel filmato appare piuttosto piccolo. Esiste una vistosa, quindi, contraddizione tecnologica numero 2 relativo al filmato del caso Guardian. Punto 7. Nel documentario sul caso Guardian il testimone parla di elicotteri in volo, ma non c'è traccia tali velivoli nel filmato della registrazione, tantomeno nel filmato UFO si odono rumori di elicotteri in volo o di avvicinamento. Anche questa è una contraddizione logica, intrinseca al contesto del filmato. Soprattutto, punto 8, nei pressi del presunto disco alieno non sono ritratte altre luci anomale, ossia oggetti Foo Fighters. Anche questa è un'altra contraddizione tecnologica, la numero 3. Punto 9. La testimone del caso Guardian non parla di avvistamenti di luci anomale. Non ci sono mai riferimenti ad avvistamenti di luci anomale o ad oggetti più piccoli che possono rassomigliare a Foo Fighter. E poiché sappiamo che tali apparati fuoriescono dalle navi madri UFO, direi che esiste un'altra contraddizione tecnologica nel filmato numero mostrato dal caso Guardian. Nella registrazione VHS manca la data, il giorno, mese e anno, e anche l'ora, ore e minuti, ed è una incoerenza del contesto del filmato, dato che le telecamere VHSC di solito mettevano per default tali informazioni, meno di non rimuovere manualmente tali informazioni nei settaggi. Nella registrazione VHS mancano le interferenze elettromagnetiche, che invece dovrebbero essere vistose, essendo capaci di bloccare il funzionamento di un'auto con carburatore e spinte rocce. E anche questa è una incoerenza numero 3 nel contesto del filmato. C'è una catasta infinita di incongruenze nel filmato del caso Guardian. 4 contraddizioni tecnologiche, 2 incongruenze biologiche, 3 contraddizioni logiche nel contesto del filmato, 2 contraddizioni nell'iconografia dell'UFO Shape. Si conclude quindi che l'UFO nel filmato del caso Guardian non è sicuramente un UFO alieno. Di conseguenza si valuta che l'evento del caso Guardian non abbia una radice paleoufologica. Andiamo rapidamente ad esaminare il successivo caso UFO Ptacca del 13 marzo del 1997, il caso delle luci di Phoenix. L'avvistamento collettivo dell'UFO di Phoenix in Arizona, noto anche come caso delle luci di Phoenix o Phoenix Lights, fu un doppio avvistamento collettivo di luci, nel primo caso di luci in formazione a triangolo, nel secondo di luci stazionarie nel cielo di Phoenix che avrebbero coinvolto oltre 10.000 persone il 13 marzo del 1997. Come potete trovare rapidamente nei link della mia bloggata, si spiega in modo dettagliato il perché le luci di Phoenix non siano altro che dei flare lanciati da aerei. In sporadici casi di testimonianze di avvistamento di oggetti silenziosi scuri con forma a V shape a bassissima quota, si valuta la presenza di eventuali black project con veicoli segreti più leggero dell'aria. E quindi vi invito a seguire il link in relazione
al testo della CIA e della NSA e della NASA in relazione agli oggetti più leggeri dell'aria, di cui ho fatto anche un filmato di link in relazione alla playlist di cazzeggio catabiotico. L'evento dei Luci di Fenix quindi non ha una radice paleofologica, si sospetta la presenza sporadica dell'avvistamento a bassissima quota di Black Project USA, ossia di oggetti inerenti al più leggero dell'aria. Abbiamo poi infine aggiungere all'ultimo caso, che è il 5 marzo del 2004, il caso degli UFO di Campeche, di cui vi invito a dare un'occhiata, sempre sul link, dove c'è un documentario con una serie di informazioni. E in poche parole vi sto a dire che la meticolosa ricostruzione reperibile sul sito Alcione FLIR Conclusion è più che sufficiente per spiegare l'errore del novizio aviere che ebbe a scambiare le luci delle piattaforme petrolifere per UFO, non essendosi accorto che l'orizzonte artificiale del FLIR era stato settato erroneamente su valori negativi, essendo al di sotto dell'orizzonte reale. Il rilascio pubblico di un video falso, ma avente UFO shape apparentemente compatibile con le luci di Esdaling, in cui vi si ritrova una fenomenologia Foo Fighters, lascerebbe supporre la volontà del governo messicano a dare un messaggio alla NATO tramite il rilascio falso di informazioni, ma dando ad intendere che anche il governo messicano è a conoscenza di sporadiche e geograficamente sparse e frazionate nel tempo visite aliene sulla Terra con fenomenologia Foo Fighters. Il caso degli UFO messicani, alias luci di Campeche, sembrerebbe non avere una radice paleufologica. Vi invito quindi a visitare e a leggere con attenzione il bel link www.alcione.org/fem/flir_conclusion.html quanto www.cisicop.org/c/show/campeche_mexico_infrared_ufo_video. Ciao, alla prossima!